Grazie Don Andrea, di nuovo mi dite se l'audio va bene. Molto bene, grazie. Dunque, un ringraziamento non pro forma ma sincero, proprio per il contesto, per la fiducia che Don Andrea mi ha riservato. E conto poi di approfondire, questi miei saranno cenni, spunti di riflessione, conto poi su un dibattito, Don Andrea faceva cenno a discussioni, con cui magari si possono precisare o arricchire spunti che rimangano o poco chiari o solo abbozzati. Ecco, mia prospettiva di partenza, il mio campo di partenza, l'ho già detto, è quello della psicologia, questa è la mia competenza, ma nell'ambito dell'antropologia cristiana, essendo una psicologa credente. Dunque, trattare di maturità umana e affettiva, io ho una traccia per non divagare e stare nei tempi, penso che suoni abbastanza fastidioso. Per la frequenza con cui oggi si parla di questo argomento, è un'espressione che viene messa molto in campo e talvolta è utilizzata in modo vago, e infine perché sembra quasi che interferisca o comunque mal si combini con il costrutto, la comprensione di vocazione come qualcosa che viene da Dio. Quindi come coniugare che c'entra riflettere sulla maturità umana in percorsi vocazionali. Potremmo usare espressioni più idonee al posto di maturità, armonia, serenità generale, equilibrio complessivo, ma insomma non è questo il punto centrale. Di fatto comunque l'argomento ormai è stato messo a tema esplicitamente anche in testi ufficiali non direttamente dedicati alla formazione. Per esempio, nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che comunque è mutuabile in molti aspetti anche per i percorsi vocazionali e formativi, l'espressione maturità, maturazione, torna più o meno una sessantina di volte. Ad esempio, al numero 203, ci si riferisce proprio ai seminaristi, leggo, alcuni portano nella loro vita l'esperienza della propria famiglia ferita con assenza di genitori e instabilità emotiva. Occorrerà garantire durante la formazione una maturazione affinché i futuri ministri possiedano l'equilibrio psichico. Ai numeri 239 e 240, qui è interessante perché insomma ci si va giù in maniera piuttosto chiara, se tutti fossero persone maturate normalmente, le crisi sarebbero meno frequenti e meno dolorose. Ma il fatto è che a volte le persone hanno bisogno di realizzare a 40 anni una maturazione arretrata che avrebbero dovuto raggiungere alla fine dell'adolescenza. E poi si spiega, a volte si ama con un amore egocentrico proprio del bambino, si vive il capriccio che tutto debba girare intorno al proprio io, un amore insaziabile che grida e piange quando non ottiene quello che desidera. E ancora, a volte si ama con un amore fissato a una fase adolescenziale, segnato dal contrasto, dalla critica acida, dall'abitudine di incolpare gli altri e così via. Molti terminano la propria infanzia senza aver mai sperimentato di essere amati incondizionatamente. Questo ferisce la loro capacità di avere fiducia e di donarsi. Cosa voglio dire? Che evidentemente il tema ormai è diventato ineludibile dopo anni di focus rivolto quasi esclusivamente alla dimensione spirituale e accademica. Ecco, ho pensato questo mio contributo, che devo dire la verità, su cui ho molto riflettuto, ma soprattutto che ho raffinato e rimodulato, riorientato, poi magari dirò il perché nel corso del tempo. E ho individuato quattro punti di riflessione. Dunque, prima di tutto, l'obiettivo che mi sono posta è quello di offrire dei criteri di conoscenza per il candidato, per i formatori, del funzionamento complessivo della persona e di eventuali sue vulnerabilità, ma con due premesse fondamentali. Ecco, su questo, per esempio, è stato uno dei punti su cui nel tempo ho approfondito la riflessione, cioè non si può prescindere evidentemente da una riflessione sull'umano, ma non c'è una linea esatta di continuità tra maturità umana, o come la vogliamo chiamare, e vocazione. Non coincidono, non dipende l'una essenzialmente dall'altra, evidentemente la vocazione dalla maturità.
Per cui sì, proporrò dei criteri, ma questi non sono evidentemente garanzia di vocazione e il discernimento, la valutazione non si esaurisce lì. Quindi vediamo a che punto siamo di maturità e poi emettiamo un giudizio. Rimane il primato teologico di qualunque vocazione, in particolare di quella presbiterale, ma d'altro canto credo che ormai siamo tutti concordi che la struttura umana di partenza vada quantomeno conosciuta e conosciuta al meglio. Sempre nel primo punto, un altro aspetto è che i criteri che andrò ad esplicitare, e paradossalmente sarà l'ultimo punto di questa riflessione, cioè contenuti della maturità umana, non è di creare dei tecnici della valutazione. No? Ascoltavo, seguivo il video di Brancozzi e mi pare dicesse ecco, qualcosa di simile. Non siamo qui a creare dei tecnicismi e neanche di creare un ideale di maturità, no, che poi chiediamo ai seminaristi di raggiungere, per cui loro si affanneranno con tutte le buone tecniche di compiacenza che dopo un po' si rendono note per aderirmi fino all'ordinazione e così assicurarsela. Ecco. Direi anche, se mi permettete, forse la formazione a volte ha peccato di ingenuità in questo senso, presentando, proponendo un dress code, un outfit del bravo seminarista e futuro prete a cui le persone hanno cercato spesso di corrispondere per forma, ma non sempre anche per sostanza. Ecco, in questo senso credo sia necessario un mutamento di prospettiva, questo è stato un po' il mio sottofondo di riflessione. Cioè, chiarendo a chi accompagna, quindi a noi e ai seminaristi, che è fondamentale per la persona riuscire a conoscersi autenticamente. Vedremo che questo poi è uno dei punti sulla maturità, l'autoconoscenza corretta. Saper individuare gli aspetti di forza e di vulnerabilità, evidentemente, per poterci lavorare, per poterli gestire, per poterli integrare nella storia e nel cammino. Quindi non ci si aspetta il seminarista pienamente maturo, si obietta a volte alla psicologia di proporre dei pacchetti che poi mal si combinano con il discorso vocazionale, che è delicatissimo, complesso, tra fede e umanità. Quindi, nel rispetto di una tabella che crocettiamo, sommiamo i punti e poi valutiamo se Paolo, Marco, Carlo possano andare avanti. Si chiede però di imparare a guardare dentro di sé, dentro la propria storia, in modo autentico, perché quello è il terreno su cui poi la grazia opera, terreno che evidentemente è perfezionabile, perfettibile. Il formatore a sua volta avrà delle stesse coordinate di riferimento per poter affiancare e sostenere la conoscenza della persona, rimandargliela, favorire questo contatto autentico. Proponiamo quindi alla persona non tanto un quadro di perfezione, non più spirituale, ma psicologica, e saremmo sempre punto a capo. La persona capisce quello che vogliamo da lei, si adatta per il tempo necessario al raggiungimento della meta, quindi l'ordinazione, così e alimentiamo, non favoriamo modelli artificiali che nel tempo non reggono. Quindi, in sintesi, nel mio primo punto, l'obiettivo è che la persona si faccia conoscere senza timore che vengano fuori gli aspetti più profondi di sé, anche quelli di cui può avere vergogna, può avere paura. Ecco qui un discorso importante, proprio il tema dell'omosessualità. Non è questo il campo di riflessione, per cui rientra nel favorire una conoscenza, un'apertura vera delle persone che si accompagnano. In qualche modo rimandando che non è un problema la vulnerabilità, la fragilità, non è un ostacolo assoluto alla vocazione, altrimenti saremo perdenti in partenza. Anche gli aspetti immaturi verranno integrati, non tutti verranno superati, evidentemente. Ma il concetto importante è che il punto importante è che quello che non è noto, che non si apre all'altro, evidentemente non può essere oggetto di crescita, di miglioramento, di maturazione. Quindi nel non conosciuto, nel non esplicitato, lì non si può intervenire. Rimangono delle falle gravi a volte nei percorsi formativi. Secondo aspetto, a corollario del primo,
La maturazione non è un blocco monolitico, vedremo anche diversi punti che la caratterizzano. È un cammino progressivo, un processo, non è uno status che si raggiunge una volta per tutte. E questo vuol dire due cose. Prima di tutto che se è un processo è in continua evoluzione, ci possono essere momenti di stasi, momenti di regressione. Quindi non è una meta raggiunta la quale siamo a posto, la persona è maturata. E questo processo chiama in causa evidentemente i fattori personali, che sono quelli principali, nei punti, nei criteri che andrò a declinare con l'esplicito, ma possiamo dirci anche fattori ambientali e di contesto. E questo vuol dire che ci sono condizioni ambientali che favoriscono, che sostengono un processo positivo e altri fattori che invece no. Per cui non ci deve scandalizzare, ad esempio, se una persona, ma anche già il prete, sacerdote, in alcuni contesti funziona meglio, in altri peggio. Diciamo lì sembrava maturo invece. Quindi, ecco, questo è un altro punto su cui nel tempo ho dovuto rimodulare la mia riflessione, perché io partivo un po' riflettendo sulla maturità individuale, ma non è assolutamente parziale quello che un po' si è contestato la scuola di Rulla nella quale mi sono formata, cioè non si possono guardare o individuare una responsabilità solo personale, il contesto deve riflettere su se stesso. Quello mi pare anche il senso di questo incontro. Per esempio, la gestione del potere, dell'autorità, dei rapporti verticali, orizzontali. Quindi la maturità individuale va intrecciata a quella collettiva. È chiaro che non c'è una formula e i due fattori sono complessi, ma sono assolutamente ineludibili l'uno con l'altro. Per cui dobbiamo mantenere sempre aperti i due livelli. La maturità del singolo, quindi la sua struttura di partenza, come si mette in gioco, ma anche che cosa l'ambiente offre alla persona, che riflessione fa su se stesso. Terzo punto è che cosa favorisce quindi la crescita della persona, questo processo perché vada in positivo, sia progressivo e non regressivo. Dico cose insomma scontate per voi che lavorate sul campo, quindi perdonatevi, ma proprio per amore di chiarezza, un accompagnamento che aiuti l'altro a prendere contatto autentico con se stesso senza angosce e timori che dicendo qualcosa, rivelando, aprendo se stesso, le cose andranno male. E purtroppo a me è accaduto anche di accompagnare situazioni dove io ho fortemente incoraggiato l'apertura col formatore, che poi non è andata a buon fine. Dunque, oggi dico la stessa cosa, ovviamente, cioè incoraggio l'apertura perché se vengono a mancare dei pezzi di sé, la valutazione non è completa, la persona rimarrà sempre col pensiero di non essersi aperta e quindi chissà se il discernimento è stato vero, è stato autentico. Ma aggiungo che in fondo l'apertura di sé è una responsabilità due, di chi si apre e di chi accoglie quell'apertura, perché non si sa il formatore, il rettore, insomma, chi accompagna come la gestirà. E se non si lascia spazio, evidentemente, a un margine di errore, alla possibilità che vengano fuori delle debolezze, di nuovo noi sosteniamo un modello compiacente, che le persone molto facilmente, giovani e meno giovani, pizzicano cosa noi ci aspettiamo da loro, come si devono muovere, sanno perfettamente aderire a dei modelli preconfezionati. Allora, una possibile riflessione sull'ambiente formativo, un po' il pensiero che Don Andrea ci sollecitava prima dei singoli interventi, è una sorta di normalizzazione. Anche qui mi sembra che Don Brancozzi utilizzava più o meno questa espressione. Cioè, l'ambiente del seminario deve consentire alle persone di sperimentarsi sul serio, capire chi sono, prendere le misure di se stesse. Questo vuol dire lasciare margini di tempo, margine di errore, una certa autonomia, non trattarli come bambini in una struttura d'infanzia, ma neanche solo come studenti che sono lì in un collegio, dove
tutto è chiaramente normato, regolato, fino a che non si rientra nelle proprie camere. In fondo deve essere un microcosmo della realtà futura, no? Altrimenti una volta abbandonata la struttura formativa, le persone hanno la percezione di essere atterrati su un altro pianeta dove poi comincia la vita vera, quella futura, quella del presbitero, con tutte le sue sfide. Quindi conoscenza di sé, di punti di forza e di vulnerabilità, credo che sia fondamentale. Si paga lo scotto di, evidentemente, permettere alle persone anche di cadere, di esprimere aspetti che non ci piacerebbe sentire, non vorremmo sentire. Questo però permette davvero un'espressione autentica di sé. Ecco, l'ultimo punto, che poi forse è quello focale, però di nuovo conto poi su eventuali domande per approfondire, che cos'è, che cosa si intende con maturità umana e affettiva? Questo costrutto così ampio, così usato, ma come dicevo spesso generico. Ecco, essendo un processo e non una condizione stabile, potremmo declinarla come conoscenza ed equilibrio rispetto ad una varietà e complessità di dimensioni. Quindi la maturità non solo non è uno status che si raggiunge, come la maggiore età o l'ordinazione, sono atti puntuali, ma la maturità va declinata, anche se è molto scomodo, come una serie di dimensioni che si intrecciano. Ora per questo mi avvalgo, vi spiego subito il perché, di una tabella, di una griglia che traggo dal manuale diagnostico di ultima generazione. Motivo subito perché non mi voglio contraddire, non è un tecnicismo che butto lì, non ritengo che abbia, che sia appunto un secondo Vangelo, no, assolutamente no. L'utilizzo perché? Perché nella parte nuova, quella chiamata ibrida, perché sperimentale, perché ci sono dei costrutti veramente innovativi rispetto al classico manuale diagnostico, viene offerta una griglia che davvero dà una lettura psicodinamica dell'essere umano, quindi non più fatto di sano, malato, bianco, nero, maturo, immaturo, ma questa tabella offre una serie di criteri, che sono quelli che ora sto per indicarvi. Ci dà una visione olistica non frammentata della persona che è pienamente compatibile con l'antropologia cristiana, e questo mi sembra importante. Quindi può essere utilizzato serenamente, declinandolo poi nello specifico di una vocazione concreta. Perché ho fatto questa scelta? Ma perché appunto così non vaghiamo nell'incerto cosa sia la maturità. Non ci affidiamo semplicemente ai criteri di quest'autore, quell'altro autore, poi fanno, no, il tempo cambia, si dovrebbe risistemare il linguaggio. No, mi sembra che siano coordinate, offerte da una comunità scientifica per il soggetto adulto, quindi trasversale alle culture, trasversale alle vocazioni, che poi decliniamo in modo specifico. Penso che ce ne possiamo servire per un'autolettura o proprio come, come dire, come criteri, cioè quando noi osserviamo qualcuno, che cosa guardiamo? A volte devo dire, ecco, per me, come dire, il vantaggio è che io ho uno spaccato che non è strettamente istituzionale, perché in ambito clinico, le persone si esprimono liberamente, sapendo che è uno spazio esterno che gode di riservatezza. Quindi sono anche molto schiette. Ecco, a volte i giovani lamentano una scarsa chiarezza, mi hanno richiamato che non sono maturato abbastanza, ma mica ho capito su che punti non sono maturato. Oppure relazioni che, quando per buona grazia vengono loro date e fatte leggere, a proposito del fatto che sono persone adulte, quindi andrebbero chiamate in causa in modo molto attivo, sono relazioni abbastanza vaghe, nel senso che non si capisce bene, la persona non ha fatto dei passi, quali passi, secondo quale, come dire, secondo quale orientamento, secondo noi qualcosa in mente ce l'abbiamo, perché noi diciamo che il ragazzo mi sembra veramente maturo e maturato. Ecco, allora questi criteri ci sollevano, diciamo, dall'onere di andare a procacciarci noi.
dei criteri X, ma hanno anche altri vantaggi, cioè noi abbiamo più criteri. E allora possiamo dire, ecco, la persona funziona meglio in questa parte, in questo settore, meno in un'altra. Possiamo rimandare in quali punti potrebbe crescere, quali punti rimarranno probabilmente il suo punto debole e appunto possono poi essere integrati, ci si può lavorare. La persona imparerà anche a convivere con i propri limiti. Obiettivo finale è che noi non ci sostituiamo, evidentemente è un'azione della grazia più strettamente spirituale, ma favoriamo un terreno umano il più possibile trasparente, libero, perché la grazia possa operare. Quindi proviamo a dissodare il terreno, a toglierci quelli che possono essere inciampi, che rischiano poi di confondere la persona, di far attribuire a motivazioni che non sono quelle vere eventuali difficoltà. Quindi in fondo è la persona concreta, la sua storia, la sua realizzazione, non in senso narcisistico, l'obiettivo della fatica, dello sforzo che facciamo. E perché poi si è visto, lo vediamo anche in tante situazioni difficili, che momenti, occasioni, situazioni di caduta possono essere date appunto a una scarsa conoscenza, appunto che rimangono oscuri, a fraintendimenti di quali sono poi effettivamente i punti deboli della persona. Dunque il testo individua due macro aree. Io, oltre ad avere lo schema, ho davanti il manuale che a me affascina molto. Adesso vi dirò anche le espressioni che utilizza. Individua due grandi aree, questa è una prima annotazione importante, perché finalmente anche le scienze umane riconoscono che non basta curare la realizzazione di sé. Grossa fetta della psicologia umanistica ha insistito sull'autorealizzazione, sul soddisfacimento dei propri bisogni. Qui il testo invece ci indica l'area del sé, ma anche quella del funzionamento interpersonale, che non possono essere disgiunte. Allora, alcune espressioni meno immediate, io sono andata a comprenderle leggendo poi il continuum, cioè in fondo il manuale dice c'è un funzionamento più o meno ottimale. E poi ci sono invece delle situazioni di vulnerabilità. Quelle di vulnerabilità mi hanno aiutato anche a comprendere meglio, ah, ecco cosa si intendeva. Per esempio, io adesso ve li propongo proprio in sequenza, e poi magari li possiamo, non so, riprendere o approfondire. Nell'area dell'identità, che pensate è solo una delle quattro aree, si parla per esempio dell'esperienza unitaria di sé con chiari confini tra sé e gli altri. Appunto, che vuol dire? Interessante, perché nei livelli più vulnerabili si individuano situazioni di iperidentificazione con gli altri, quindi la nostra dipendenza affettiva in altri termini. Infatti il manuale non parla di maturità umana, parla di funzionamento sano o adattivo, che però noi possiamo mutuare tranquillamente. Oppure, pensate, eccessiva indipendenza. Cioè il testo riconosce che un'autonomia che non si mette in discussione è considerata una vulnerabilità nell'area identitaria. Ancora nell'identità, una stima stabile, ripeto, su ogni punto noi possiamo veramente farci incontri a sé. Stima stabile quindi vuol dire non farsi mettere in discussione ogni volta che viene una critica, non andare in crisi, non mandare per aria la giornata di fronte a qualunque rimando che venga dato. E molto interessante, correttezza dell'autovalutazione. Provo a rendere concreto. Cioè questo vuol dire, ad esempio, che se noi accompagniamo il processo di maturazione di una persona, possiamo osservare se ha imparato a conoscere se stessa, a valutarsi. Nei punti seguenti c'è capacità autoriflessive, ma questa conoscenza è corretta. Quindi, correttezza dell'autovalutazione. Di nuovo interessante che la stima di sé è un pezzetto di un'espressione, mentre noi siamo sempre lì a lavorare, una buona stima di sé
devo dire, parentesi, finalmente anche le scienze umane hanno superato questo costrutto, basta con la stima di sé, che cosa vuol dire? Quindi finalmente ci sono nuove dimensioni che vengono considerate importanti. Pensiamo, perdono, compassione, si tratta di scienze umane, cioè la stima di sé, che vuol dire volersi bene, vuol dire stare, insomma, sì, psicologia dice sì, va bene, ma insomma, c'è anche molto altro. Ancora nell'area dell'identità, qui molto interessante, attitudine alla gamma delle esperienze emotive e capacità di regolazione. Detto molto semplicemente, persone che sappiano variare le emozioni, non sempre tristi, sempre arrabbiate, sempre conflittuale, e sappiano regolarle in base al contesto. Quindi quelli che durante momenti di, non so, di festa sono sempre controcorrente, di cattivo umore. Quindi qui ecco perché noi possiamo utilizzarlo per la maturità affettiva emotiva, perché si parla di una varietà di emozioni che la persona dovrà saper regolare. Non so, chi, forse questo riguarda, non so se più il mondo femminile, non so, chi esprime tutte le emozioni di pianti e sentimenti nei momenti comuni. Qui il testo dice un momento, non si chiede una spontaneità, anzi, si chiede una capacità di gestione emotiva. Quindi sono fatto così, ho un carattere espressivo emotivo? No, perché la spontaneità non rientra tra i criteri positivi, anzi, rientra tra quelle aree vulnerabili su cui è bene lavorare. Ho davanti, mi sono messa un timer, ho ancora 4 minuti. Rapidamente, c'è l'area della progettualità, anche qui fantastico. Perseguimento di obiettivi esistenziali coerenti e significativi, breve e lungo termine. Quindi, le persone che si pongano obiettivi a lungo termine e li sappiano declinare nel concreto. Qui penso, non so, a domande molto semplici che a volte i giovani fanno: posso mandare un SMS, posso fare questo? È coerente con l'obiettivo esistenziale a lungo termine? Ma che vuoi che sia? Sì, però non persegue quell'obiettivo esistenziale, anche qui ovviamente possiamo ragionarci, sto proprio ipersemplificando. Altro punto interessantissimo, comportamenti costruttivi e prosociali. Quindi il testo non fa assolutamente riferimento ad un'autorealizzazione, che poi in fin dei conti è orientata anche lì, cioè che la persona stia bene, ma che la persona sappia mettere in atto nel tempo comportamenti che non guardino solo se stesso, ma prosociali, costruttivi. Capacità autoriflessive, qui è interessante, ad esempio anche nelle cause di nullità matrimoniale è un costrutto molto molto utile la mentalizzazione, cioè la persona che riesce a vedere se stessa da fuori e l'altro da dentro, no? In genere si fa il contrario. Cioè, si pretende che l'altro ci comprenda profondamente, poi giudichiamo i comportamenti solo esterni. Qui il testo ribalta. Questa è tutta l'area del sé. Rapidamente, quella interpersonale, che anche qui devo dire criteri molto, molto scomodi. Empatia, parola anche questa molto gettonata, ma per nulla romantica. Perché il testo declina l'empatia come comprendere e valorizzare le altrui esperienze e motivazioni. Quindi, sforzo pazzesco, che direi è al vertice di un processo di crescita nelle nostre espressioni di espansione di sé, di dono, di amore, addirittura comprendere quello che l'altro ha in mente e valorizzarlo. Quindi è un processo incredibile di uscita da sé. Quindi sostenere dei processi di maturazione dove l'altro funziona bene, è corretto negli orari, ha buoni risultati accademici, rispetta l'autorità, è assolutamente parziale. La persona va valutata nei rapporti orizzontali, alla pari, perché in quelli verticali purtroppo entrano in gioco meccanismi di compiacenza, che così ci appartengono per natura, nulla di che.
Ancora rapidamente, tolleranza di punti di vista differenti. Qui, punto fantastico, ancora nell'area dell'empatia, comprensione degli effetti del proprio comportamento sugli altri. Quindi, sapersi guardare da fuori e capire cosa si suscita intorno a sé. Interessante qui anche nell'ambito proprio del nostro essere adulti, al di fuori della formazione. Un po' è l'abbattimento, diciamo, di forme narcisistiche o del si è sempre fatto così o sono fatto così. No, no. Occorre comprendere quale effetto si produce nell'ambiente. Quindi aggressività, ilarità, mormorazione, critica e tutta una serie di altri costrutti che potremmo inserire. Qui comunque rientrano anche molti altri aspetti, anche più, ancora più seri, non so, il rapporto con il mondo femminile, il rapporto con i giovani, no? Quindi anche, non so, un po' il tema, la riflessione su che tipo di relazioni poi si insegna ai giovani a instaurare col mondo maschile, col mondo femminile, con i bambini, gli adolescenti con cui andranno a lavorare. Comprendi gli effetti del tuo comportamento sugli altri, una parola detta, un atteggiamento, una postura del corpo. Che risonanza ha? Ancora, mentalizzazione. Poi c'è l'area dell'intimità, intesa come profondità e durata del rapporto con gli altri, desiderio e capacità di vicinanza, quindi per esempio il disinteresse, quindi chi funziona bene solo per se stesso. Qui poi ho davanti a me quello che il testo chiama l'estrema compromissione del funzionamento, quindi l'area peggiore, e vado a leggere, no? Profondo disinteresse, senso di persecuzione esterna, no? Interessante, mancanza di reciprocità, ricerca esclusiva dei bisogni di base, quindi come dire, non mi interessa chi tu sei. Mi interessa di essere soddisfatto, quindi i rapporti strumentali, la ricerca di consensi. E infine comportamento appunto improntato al rispetto reciproco. Quindi, ripeto, sono criteri che noi possiamo utilizzare per non vagare così, direi un po' immaturo, immaturo dove? In quali aree? Questo aiuta moltissimo le persone a prendere in mano. Se una persona ha una stima di sé fluttuante, quindi ha un umore ballerino, saprà qual è il punto che gli viene, diciamo, obiettato, su cui può lavorare, su cui magari non migliorerà mai più di tanto, ma ne prende consapevolezza. Ripeto, questo che sta a cuore non sostituisce una valutazione finale della vocazione, però ci fa dire su che struttura umana si inseriscono i processi di grazia, quale margine la persona ha di miglioramento, quali difficoltà potrà incontrare in futuro come presbitero, perché in fondo, no, le sue coordinate umane, il suo terreno presenta quei punti lì un po' vulnerabili, che va benissimo, ci può stare. Ecco, purché questo sia chiaro. Quindi rimandare una consapevolezza adulta, perché sono processi adulti. Quelli che comunque si portano avanti anche con i seminaristi più o meno giovani di età. E sì, mi sembra che sono stata con 2 minuti di sforo nel tempo, appunto a grandi linee. Poi penso, Don Andrea, che mi piacerebbe poter riprendere o chiarire qualcosa che fosse rimasta meno approfondita.